25 novembre di quest'anno abbiamo presentato alla stampa nazionale qui nello stabilimento di Fossano, penso la più grande iniziativa solidale che l'associazione Asconaut ha fatto in tutti questi anni. Abbiamo un progetto importante che è la costruzione di 3 edifici scolastici in Madagascar attraverso un'opera missionaria capitanata dal mitico Padre Noè, che è un missionario 80enne ancora in auge e che sono anni che sta cercando delle collaborazioni che speriamo in noi abbia trovato. L'accoglienza direi è stata fantastica, perché in Maina si respira aria di casa come si respira da noi, a partire dall'amministratore Marco Brandani, che ci ha intrattenuto raccontando le origini della sua azienda, che sono veramente romantiche, perché partendo da nulla oggi questa azienda riesce a sfornare circa 120.000 prodotti di panettoni e pandori al giorno. L'iniziativa nello specifico si rivolge a Maina proprio perché attraverso la vendita di panettoni e pandori alla nostra rete, che ricordo essere una rete di 19.000 aziende tra concessionari, riparatori e carrozzieri, una parte di questa raccolta verrà devoluta a un fondo che permetterà la costruzione di questi edifici. Con i soldi che l'Asconaut riuscirà a racimolare, mi impegno a costruire nella foresta del Madagascar una scuola, un complesso scolastico, scuola materna, scuola elementare e scuola media. In totale 20 aule per 700 scolari circa. Ringraziamo gli amici di Asconaut che ci hanno voluto coinvolgere in questa iniziativa. Abbiamo anche conosciuto oggi Padre Noè. Siamo veramente felici di essere stati introdotti in questa bellissima avventura. Il nostro contributo in tutta questa bellissima iniziativa è quello di cercare di dare i nostri miglior prodotti, sia panettone che pandoro, al prezzo più contenuto possibile, in maniera tale che questo progetto di scolarizzazione in Madagascar possa effettivamente arrivare alla fine.